che l'aiuto di nessuno. Senti Stefano, ti stai rendendo conto perché hai preso questa squadra e l'hai portata in giro? Poi è iniziato il campionato, hai ammesso che in un momento particolare forse qualcosa avevi sbagliato e nell'esonero hai fatto silenzio, stanno in silenzio, sei stato richiamato, hai vinto il derby col Frosinone, hai salvato la squadra nel 3-8 a Trieste, hai preso questa squadra in un momento delicatissimo e l'hai portata in Serie B. C'hai un po' il quadro di questo tuo percorso? Beh, oggi è il momento di un grande lavoro fatto a Latina, tre grandissime imprese, la di oggi è la più grande, la più favolosa, la più emozionante, anche la più difficile, direi sì, ognuna ha le sue difficoltà, però questa effettivamente è stata dura perché abbiamo incontrato due squadre semifinale e finale di playoff che non ci hanno regalato niente, quindi ragazzi è stato solo meritato. Grande Stefano, grande Stefano! E quindi essere approdati in Serie B con le proprie forze senza che nessuno te l'ha messa lì è una grandissima soddisfazione e questo devo ringraziare la società che mi ha richiamato in un momento difficile della squadra, ma è una grande squadra, grandi giocatori, esperti, maturi, passato poco per rimetterli in piedi e rimetterli sulla giusta rotta e poi hanno fatto tutto loro perché sono veramente bravi. Senti, come te lo immagini se rappresenta Serie B? Perché rimani, no? Sì, certamente. Non lo so, adesso siamo a... Perché se parte il 24 agosto? Sì. Forse anche il 23 se giochiamo. Però almeno qualche giorno di festeggiamento poi dopo ci cominciamo a pensare con la società eccetera. Però un po' di paura c'è stato. Sì. Sì, c'è stata, come c'è stata con la Nocerina, forse anche di più con la Nocerina. Però la squadra comunque oggi ha giocato, anche nel primo tempo ha avuto due o tre palle importanti, cioè, ha fatto un gran gol del pareggio. La forza mentale di questa squadra è stata che nei momenti difficili non ha mai mollato e proprio nei momenti in cui magari il Pisa cercava di prendere il sopravvento, giocando tutte le sue carte a disperazione, noi abbiamo tirato fuori questa zampata e non è la prima volta che succede, questo significa che c'è grande carattere per i giocatori. Grazie.